Ora si Cortesemente se registrerà la prendiamo posto. conferenza. Grazie. Signori consiglieri, per cortesia, se prendiamo posto, perché dobbiamo anche coordinarci con la cabina di regia per poter iniziare il collegamento anche da esterno, grazie. Va bene il collegamento da esterno. No, adesso facciamo l'appello. C'era lui. Ah, faccio io l'appello. In regia, mi sentono quelli collegati? Mi sentono già? Buonasera di Cristo. Buonasera, Presidente. Ciao, un abbraccio. Ciao. Quando volete voi. Gentili consiglieri, buonasera. Sono le 20:36, iniziamo il Consiglio Comunale. Do la parola al segretario generale per l'appello. Prego, segretario. Buonasera a tutti, di Stefano Roberto, Fiorino Giovanni, Presente. Aiosa Alessandra, Atanasio Tullio, Bonomelli Mosè Walter, pare doppio, Carpani Emilio Francesco, Chittò Monica Luigia, Assente. Cozza Marco Francesco, Di Cristo Vincenzo, Presente. visto collegato, sì. Galante Loris, Ghezzi Gabriele, Floridi Chiara, Assente giustificato. Leo Umberto Antonio, Molteni Mario, Pagani Maria Luigia, Pasquinelli Rossano, Pastorino Loredana Lucia, Perego Roberta, Assente giustificato. Pogliaghi Federico, Recupero Vincenzo, Rosa Vittoria, Scarangelo Assente giustificato. Rosaria, Valsecchi Sergio, Vincelli Gianmaria Paolo, Vino Paolo. Risulta assente. Allora, 1, 2, 3, 4. Sono 5 assenti, sono 20 presenti, di cui 19 in aula e uno collegato da remoto. Quindi il numero legale c'è. La parola al Presidente. Grazie, signor segretario. Ci alziamo tutti in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie.
Passiamo alla nomina dei tre scrutinatori, anzi scrutatori, per cortesia. Balsecchi. Recupero. Pagani, va bene? Gentili colleghi, prendo la parola per chiedervi un minuto di silenzio in ricordo dell'avvocato Cerchia Angelo, ex assessore, ha ricoperto la carica di vice sindaco e consigliere comunale. Il consiglio tutto si stringe con stima e cordoglio alla famiglia, alla signora Mirella e ai figli Francesco e Rossella. Ci alziamo in piedi tutti per un minuto di silenzio. Grazie colleghi. Gentili colleghi, in data 18 febbraio 21 ho ricevuto con protocollo 17769 comunicazione da parte della consigliera Pagani recante la sua decisione di uscire dal Partito Democratico e confluire nel gruppo misto. Consigliera Pagani, se desidera dire due parole, diritto di parola, se no procediamo. Sì, grazie signor Presidente, volevo dire due parole insomma per spiegare questa decisione. Ho comunicato quasi un mese fa che non avrei rinnovato la mia iscrizione al Partito Democratico e di conseguenza lasciavo il gruppo consigliare per entrare nel gruppo misto, una decisione difficile, sofferta. È anche dolorosa in un momento in cui per chi fa politica le domande sono tante. Le disuguaglianze sociali crescono in continuazione e io penso che questa pandemia abbia dimostrato quanto disastrosa sia stata la corrosione dei sistemi pubblici, perché questo ha aumentato a dismisura le difficoltà di accesso ai diritti fondamentali, welfare, salute, scuola, l'uso consapevole del digitale. Ed è in questo momento che la politica, almeno dal mio punto di vista, dovrebbe sforzarsi di innalzare l'accesso e la qualità dei servizi fondamentali, perché è questo che determina, secondo me, una cittadinanza di fatto, pari chance contro differenze di origine. E io credo che ci sia un forte bisogno di un disegno alternativo nel nostro paese, caratterizzato da forti valori comuni e dalla possibilità di una vita più giusta per tutti. E che questa possibilità possa essere realizzata anche attraverso nuove forme di azione politica, capaci di valorizzare il dibattito, la partecipazione, il confronto magari aspro, ma informato e ragionevole, in cui i cittadini
possano sentirsi pienamente coinvolti e che non siano solo coloro che votano senza possibilità di dire, di contare, di combattere, di avere voce, meri elettori che non partecipano ai processi decisionali. Sono anche convinta che il centrosinistra possa essere di nuovo protagonista se ha la capacità di raccogliere questa forza delle comunità attorno a sé e che questo sia fondamentale anche nella nostra città, Sesto San Giovanni. Questa spinta, questa necessità di cambiamento di pratica politica in un momento storico di totale depoliticizzazione, anche da parte di forze politiche strumentali e populiste, io sento che questa forza non sia stata raccolta a sufficienza da parte del Partito Democratico e dal mio punto di vista è invece urgente e qualificante di una nuova pratica politica diversa. Per questo ho deciso di non rinnovare la mia iscrizione, ma contemporaneamente di mantenere il mio mandato nel gruppo misto. Esiste un mondo ed esisterà sempre un mondo che potrà fare riferimento al mio impegno a unire, a includere, a ragionare nel centro-sinistra. Questo non in alternativa a partiti o movimenti già esistenti, ma in aggiunta, amplificando lo spazio e il terreno dove esercitare questa funzione fino alla fine del mio mandato. Penso che ci siano tanti saperi e che tutti possano contribuire a ridisegnare questa città, che le persone esprimano bisogni, ma anche soluzioni, e che ampliare reti di cittadinanza e di democrazia non possa che essere una ricchezza per tutti. Ecco, a me piacerebbe che questo fosse strumento di rilancio e di sviluppo della nostra città. Una moltitudine di esperienze che spesso è stata tessuto e collante della nostra comunità, con le sue centinaia di volontari e le decine di organizzazioni. A queste persone e a queste realtà mi piace dire che esiste da oggi una possibilità in più in cui riversare le proprie idee per fare sistema, ma anche per influenzare il sistema, per dare spazio a risorse latenti ma piene di potenzialità. Grazie. Grazie, grazie a lei, consigliera. Prima di iniziare faccio presente che finalmente siamo riusciti a poter trasmettere in diretta il Consiglio Comunale. Anche questo è uno sforzo in più, un tassello in più. Tanto tempo, 3 anni e mezzo fa, quando ci siamo insediati, quest'aula presentava diverse pecche, diverse situazioni anomale nel suo funzionamento. Devo dire che questa amministrazione, piano piano, è riuscita a portare a termine, no, ci sono ancora molte situazioni da sistemare, però sicuramente questa sera è un momento anche di soddisfazione, soprattutto anche mia personale come Presidente del Consiglio. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno reso possibile questa realizzazione, questo collegamento. Grazie. Passiamo oggi adesso alle delibere del Consiglio. La prima delibera al punto 1 recita: ratifica deliberazione di giunta comunale numero 31 del 16 febbraio 2021, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Do la parola, non c'è nessun relatore, do la parola al signor Sindaco. Prego, signor Sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti quanti. Allora, si tratta della prima variazione d'urgenza al bilancio di previsione che abbiamo approvato qualche mese fa, così come avevo anticipato in sede di Consiglio. Avremmo fatto nell'immediato una prima variazione proprio per andare a sbloccare quelli che sono i fondi accantonati all'interno del fondo pluriennale vincolato in parte corrente per dare copertura e essere utilizzati nell'immediato sul 2021. Nel dettaglio sbblocchiamo 896.500 euro quota parte dell'avanzo vincolato da trasferimenti regionali finalizzato al sostegno dei nuclei familiari per il mantenimento
dell'alloggio in locazione, il cui reddito proviene esclusivamente da pensione oppure da destinatari di un procedimento di sfratto che si trovano in condizioni di fragilità economica o di morosità incolpevole. Dopodiché ci sono 109.000 euro sempre di quota d'avanzo vincolato di amministrazione, che sono gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali per un importo sempre di 109.000 euro del contratto collettivo nazionale dei lavoratori, 3.500 euro di avanzo vincolato del progetto Sesto Insieme, un altro trasferimento regionale sul 2020 che viene stralciato dal bilancio del 20 e riportato sul 21, 134.000 euro trasferimenti correnti da parte della regione per la seconda tranche, quota parte del 2021 del progetto Sesto Insieme, che è la continuazione degli altri 3.500 euro, 110.000 euro a copertura del bando del verde che è in proroga in questo momento per quanto riguarda il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, dell'arredo urbano e delle attrezzature a gioco nei giardini pubblici e nelle scuole. E poi uno stanziamento di 138.700 euro a seguito dell'ultima riorganizzazione del personale, giusto per dare una corretta imputazione dei movimenti finanziari all'interno del bilancio. Il 24 di febbraio è pervenuto anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Con questa delibera diamo atto che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari ed economici del bilancio dell'ente. Grazie. Grazie signor Sindaco. Apro la discussione alla delibera. Consiglieri che vogliono prenotare sono pregati di prenotarsi alzando la mano. Grazie. Consigliera Pastorino ha chiesto la parola e ne ha facoltà. Okay. Grazie Presidente, buonasera a tutti e buonasera anche alle persone che ci stanno seguendo in diretta streaming. È una bellissima novità, anche perché comunque voglio dire da tempo che chiediamo che i cittadini se stesi potessero prendere parte al Consiglio Comunale in questo modo, quindi è stato ripristinato il servizio e va benissimo. L'unica cosa è che siamo un po' venuti a saperlo casualmente, quindi magari una comunicazione anche all'ufficio di presidenza sarebbe stata, lo so, mi spiace se tocco questo argomento, però mi sembra una cortesia istituzionale, oltre al fatto che l'ufficio di presidenza comunque si occupa proprio dell'organizzazione del Consiglio Comunale, quindi mi spiace, ma mi tocca dire questa cosa. Detto questo, vado adesso al mio intervento vero e proprio. E anche qui mi spiace, la prima parte la dedico sempre 30 secondi a quello che è naturalmente quello che diciamo da un anno a questa parte, insomma, che io naturalmente seduta sui banchi del Consiglio nel gruppo consigliare PD, però in veste di vicepresidente del Consiglio Comunale, naturalmente sento il dovere di richiamare l'attenzione sempre su questi tempi contingentati, che è vero l'emergenza sanitaria ci impone un certo rigore, però da questo punto di vista sono dei tempi strettamente contingentati e nell'area metropolitana, insomma, siamo l'unico comune che adotta proprio questo sistema, quindi io lo trovo ingiusto. E non solo io, ma mi sembra di capire anche tutti i gruppi, voglio dire, di minoranza che più volte nelle varie sedi, dall'ufficio di presidenza alla conferenza dei capigruppo, al Consiglio Comunale, insomma, abbiamo sempre comunque reclamato questa situazione. Detto questo, vado alla delibera. Allora, il sindaco naturalmente ha spiegato la ragione di queste variazioni e quindi vado su quella che è la voce che a mio avviso insomma può essere
più importante, anche se poi anche le altre naturalmente hanno tutte una loro importanza, e sono quegli 896.000 euro come quota parte dell'avanzo vincolato derivante da trasferimenti regionali. Ecco, naturalmente l'emergenza sanitaria data dal Covid-19 ha ricreato un po' una situazione dove le priorità naturalmente si sono modificate nel tempo e anche i bisogni, voglio dire, delle famiglie stesse. Priorità sanitarie, per cui chiaro che in questo momento c'è tutto il discorso legato ai vaccini, a vaccinare naturalmente i cittadini, ma anche alla cura dei cittadini stessi, sia per quanto riguarda le strutture naturalmente ospedaliere, ma anche per quanto riguarda, voglio dire, il rientro poi a una vita normale, che perché per qualcuno, voglio dire, è un qualcosa di estremamente impegnativo. Però questi bisogni non sono solo di natura sanitaria, sono anche di natura economica. Abbiamo visto molte famiglie che oggettivamente hanno subito una diminuzione di quello che è il reddito del proprio nucleo familiare. Quindi ci sono persone che hanno perso il lavoro, ci sono persone che comunque hanno visto una riduzione del proprio lavoro e quindi anche con un incremento, una decrescita di quello che è il reddito familiare. Quindi oggettivamente questa pandemia ha messo in ginocchio numerose famiglie. Il mio dubbio è questo, visto che comunque è stato fatto, voglio dire, è stato presentato il bilancio di previsione finanziaria, come dice proprio la delibera, in data 9 febbraio, e successivamente il 16 c'è stata appunto questa deliberazione di giunta comunale. Mi chiedo come mai queste risorse non sono comunque state inserite nel bilancio di previsione, nel senso che è una cifra accantonata, per cui si sapeva insomma che quella cifra poteva essere destinata a delle emergenze. Non ho fatto in tempo a porre questa domanda in commissione, perché la commissione è durata veramente molto poco, ho tirato fuori un notice ed era purtroppo finita. Però ecco, mi chiedo come mai non fossero già state preventivate prima e inserite nel bilancio di previsione del 9 febbraio. Detto questo, poi chiudo. Allora, il problema è anche legato a un fatto che è vero, le difficoltà sono tante e le difficoltà sono anche talvolta di accedere ai servizi telematici attraverso degli strumenti che magari molte famiglie non hanno. Quindi chiedo anche quello che può essere un potenziamento di questi servizi in modo che naturalmente si possa agevolare il cittadino che è più in difficoltà. Guardate che anche semplicemente per presentare all'ufficio protocollo una documentazione talvolta è un po' un'impresa, quindi ecco, mi sento in dovere di dire che il comune deve comunque potenziare queste strutture di aiuto al cittadino. Grazie. Grazie consigliera Pastorino, altri interventi? Consigliere Vincelli, a seguire consigliere Cotta. Buonasera Presidente, Sindaco, a voi tutti presenti e chi ci segue da casa. Dividerò il tempo con il capogruppo Tullio Atanasio, quindi vedrò finti di andare molto molto veloce. Nella ratifica di urgenza di giunta numero 31 del 16 febbraio 2021, ove si apporta delle variazioni di bilancio di previsione per l'esercizio 21-23, quella più evidenziata è la quota parte dell'avanzo derivante dai trasferimenti regionali per un importo di 896.502,41. Importo finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà al tempo di Covid per il mantenimento dell'alloggio in locazione in condizioni di fragilità e di morosità incolpevole. Ebbene, il problema delle famiglie se stesi in difficoltà è a tutti noi noto, è altrettanto noto quanto si è prodigata questa amministrazione nell'anno precedente in tempo di emergenza. Lo stesso sindaco Di Stefano, nello scorso consiglio comunale dedicato proprio al bilancio previsionale,
ha dato maggiore enfasi alle iniziative sul territorio. Tuttavia, non si è riusciti a spendere del tutto questi finanziamenti e ringraziamo la Regione Lombardia che ci ha dato l'opportunità di spostarli a quest'anno in corso, ma con una scadenza ben precisa, 31/12/2021. Ricorre l'obbligo di menzionare anche la delibera 36 del 23 febbraio 2021, che ha come oggetto l'approvazione del nuovo bando per le finalità succitate. Stessa delibera prende spunto da quella fatta in precedenza del 14 aprile 2020, che ha avuto come esito importi finalizzati per euro 244.968,15, assegnati a 429 beneficiari con una media di erogazione per euro 570 euro. Ora, se è vero che la crisi economica è diventata più aggressiva e incontrollabile, e lo è, le famiglie estese in difficoltà sono sicuramente aumentate e a parità di quanto finanziato con il bando nel 2020, decurtandolo dall'avanzo di 896.000 rotti, resterà la possibilità di finanziamenti per ulteriori 651.534,26. Vero che noi applichiamo le leggi e non è nostro compito o diritto legiferare, ma non per questo, per chi crede come me nella solidarietà cristiana, come valore cristiano e non solo sociale o etico, chiedo maggiore attenzione a questa amministrazione sul tema in questione, nonché confronto serrato con la Regione per trovare le migliori soluzioni affinché si possa sostenere ulteriormente le famiglie estese in difficoltà. Grazie per l'attenzione. Consigliere Attanasio. Consigliere Cozza, si era prenotato, prego. Grazie Presidente. Scusate, ma ho dimenticato gli occhiali. Le opposizioni non possono far sentire la loro voce. Spesso su argomenti importanti è consentito un intervento di 2 o 3 minuti, oppure qualcuno deve addirittura rinunciare a farlo. Questo sono degli stralci da un articolo di giornale di non molti giorni fa, che non parlano del comune di Sesto, ma del comune di Milano, dove mi sembra che l'amministrazione sia a guida centrosinistra. Ve li ho voluti leggere, perché ogni volta si ritorna con questa cosa del bavaglio alla democrazia. Quantomeno non è vero che siamo l'unico comune dell'Interland o del mondo ad applicare queste norme. Quantomeno c'è anche Milano. Ripeto, articolo di giornale, potete trovare tutti. È già stato spiegato, ma visto che ogni volta ritorna il tema, mi sento in dovere di spendere almeno pochi secondi. Non è questo comune che ha deciso le norme, è il governo centrale che ha imposto tutta una serie di restrizioni e mi sembra che anche il governo centrale che le ha imposte, al di là dell'ultimo cambio, sia a guida centrosinistra, quantomeno quello che ha fatto tutte queste norme. Quindi voi fate il vostro lavoro di opposizione, ma come vedete anche a Milano succede lo stesso teatrino, forse a parti invertite. Grazie. Come? Allora, innanzitutto non mi sembra di averla interrotta mai quando lei parlava. E comunque, ripeto, è un articolo di giornale, ne hanno parlato i mezzi di stampa, potete andarvelo a leggere. Se volete dopo ve lo giro. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, chiudo la discussione. Prima di procedere alla dichiarazione di voto, chiederei da parte di tutti i consiglieri quello che più volte è stato chiesto in aula, rispetto verso le altre persone. È buona cosa e giusta educazione anche non interrompere quando uno parla. Grazie. Passiamo alla dichiarazione di voto della delibera al punto 1. Lista civica giovani sestesi assente, Sesto al primo posto assente, Movimento 5 Stelle di Cristo, prego. Sì, buonasera Presidente, le anticipo già la votazione così non perdiamo tempo di astensione, però soltanto una cosa la pregherei, guardi, con il tono più cordiale
e tranquillo possibile. Non mi sembra che abbiamo tenuto un comportamento veramente regolare. Non mi sembra molto l'intervento del consigliere, del collega Cozza, in linea con la deliberazione. Nonostante tutto siamo stati zitti. Comunque il concetto è, non è che se ci sono altri comuni che fanno peggio noi delegittimiamo alcuni comportamenti. Tutto lì. Mi limito solo a quello e forse la sua sottolineatura. Comunque liberissimo di farlo, ovviamente lei è presidente, ma era inutile perché, voglio dire, in ogni caso doveva sottolineare anche il fatto che l'intervento del consigliere Cozza non era in linea con la delibera. Il nostro voto sarà di astensione, grazie. Consigliere Di Cristo, è una norma che abbiamo sempre applicato durante il tempo, abbiamo sempre lasciato la facoltà di parlare, a volte anche di uscire da quello, perché sennò avremmo dovuto interrompere più volte il consiglio. Sapendo che ognuno di voi ha a disposizione questi minuti, abbiamo lasciato sempre dall'inizio questa facoltà. Vi devo chiedere una gentilezza. Prima della dichiarazione di voto c'era il sindaco, come assessore alla delibera, avrebbe avuto facoltà di parola per rispondere a eventuali domande. Ora io sono al primo della dichiarazione. Se a voi va bene, proseguo sulla dichiarazione e poi do la parola al signor sindaco, oppure mi fermo e do la parola immediatamente. Come ritenete, potremmo andare avanti e poi gli do la parola al signor sindaco. Grazie a tutti voi. Allora proseguiamo. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Grazie presidente, favorevole. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie presidente, favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Favorevole. Favorevole. Partito Democratico, consigliera Pastorino. Grazie presidente, noi ci asteniamo e volevo solo dire questo, che è vero che sono i contributi di Regione Lombardia, però poi arrivano anche i contributi, voglio dire, dal decreto Cura Italia, per cui comunque voglio dire, va bene, tutto ciò che arriva va bene perché ne abbiamo proprio la necessità e il bisogno di stanziare parecchie risorse. Grazie mille. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie presidente, buonasera a tutti per prima cosa e poi faccio mie anche le parole della consigliera Pastorino che tutto quello che arriva è più che ben accetto, di conseguenza il mio voto non può che essere più favorevole di prima, grazie. A lei, gruppo misto, consigliere Pagani. Il mio voto di astensione. Consigliere, io vi ringrazio, è stata una mia disattenzione, il sindaco mi aveva chiesto la parola e ho proceduto alla scaletta, quindi do la parola al signor sindaco per fornire alcune risposte o chiarimenti. Prego. Sì, grazie presidente. No, giusto per rispondere alle domande che sono emerse in fase di discussione. No, questi importi c'erano all'interno del bilancio previsionale che abbiamo deliberato a febbraio ed erano all'interno del fondo pluriennale vincolato, perché fa riferimento agli importi del 2020 che non sono stati utilizzati nell'annualità e che da principio contabile bisogna approvare il bilancio, andare in variazione e riallocarli all'interno dei corretti capitoli di spesa, quindi per avere la disponibilità e dare ai dirigenti o al dirigente della casa la disponibilità dell'utilizzo delle risorse, quindi questa è l'applicazione corretta del principio contabile di bilancio. Per quanto riguarda una maggiore attenzione, qualcuno ha detto la maggiore attenzione a questi temi, credo che ci sia la massima attenzione su questi temi, anzi mi stupirei del contrario, se considerate quelli che sono gli importi che sono stati messi su questi capitoli sul 2020. Ovviamente, come è stato ricordato da molti consiglieri, si sta parlando di una situazione, di una pandemia che ha degli effetti economico-sociali drammatici, tant'è vero che tutti i comuni, se non ci fossero stati i contributi
del governo e i contributi delle regioni, saremmo tutti i comuni d'Italia andati in default, in dissesto. E voglio poi vedere come l'istituzione che è più vicina ai cittadini, che deve supportare i cittadini nell'organizzazione, specialmente in questo momento di criticità, di rischio di emarginazione sociale o povertà, se non è operativa, se non riesce a essere funzionante, e quindi giustamente sono arrivati parecchi contributi sia dal governo che dalla regione, che sono stati messi in bilancio nell'immediato. Per quanto riguarda i contributi regionali, sono contributi finalizzati con tanto di indicazioni sui requisiti che devono essere, bisogna avere per poter, non è una pubblica amministrazione che in maniera discrezionale stabilisce come darli, a chi darli, ci sono tutte delle disposizioni collegate ai contributi vincolati che vengono riconosciuti in caso di morosità, in caso di supporto ai pensionati, in caso di riqualificazione di alloggi popolari inagibili, in caso di contributi per pagamento di affitti sia per i privati che per gli immobili pubblici, che vengono in maniera corretta messi a bando in maniera trasparente, così come è previsto dalla pubblica amministrazione. Pertanto ciò che non viene utilizzato è per una situazione di una eccessiva richiesta di requisiti, cosa che successivamente si alleggerisce con delle disposizioni che hanno ampliato un pochino già sul 2021 la platea di beneficiari, in maniera tale che anche per il comune, che in questo caso è un centro di costo, è più semplice la distribuzione sul territorio, proprio perché ci sono dei vincoli che vanno via via alleggerendosi. Quindi questo per dar una risposta a tutte quelle che sono le osservazioni che sono state fatte durante la discussione. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Scusate un secondo. Grazie signor Sindaco, passiamo alla votazione della delibera. Mettiamo in votazione la delibera al punto 1. Favorevoli? Risulta? Sì. A noi manca solo la cozza, dovremmo essere 15. 15. Perfetto. Contrari? Astenuti? 5 astenuti. Allora, votanti 20, 15 favorevoli, 5 astenuti, la delibera è stata approvata. Votiamo ora per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 15. Contrari? Astenuti? Allora, come sopra, votanti in 20, 15 favorevoli, 5 astenuti, la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo alla delibera al punto 2, adeguamento del regolamento dei servizi educativi e per l'infanzia al DGR di Regione Lombardia
del 9 marzo 2020. Qui abbiamo il relatore di commissione, do la parola alla consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente. Durante la commissione che si è tenuta il 15 febbraio del 2021, l'assessore Pizzocchera ha presentato questa delibera di variazione del regolamento per l'infanzia, una modifica che viene fatta per un adeguamento alla DGR di Regione Lombardia del 9 marzo 2020. Nel corso della commissione sono state fatte delle domande da parte della commissaria Pagani, del consigliere Galante e del consigliere Leo. Le domande vertivano più o meno tutte intorno allo stesso tema. Come mai la Regione aveva fatto una scelta di portare a 205 giorni il tempo nido? Se il Comune di Sesto era obbligato ad adeguarsi a questa modifica, se i costi per le famiglie sarebbero diminuiti. Il commissario Leo ha chiesto anche i dati di iscrizione con la frequenza e chiedeva se i bambini eventualmente nel mese di luglio, che in questo caso rimane fuori dal tempo, chiamiamolo così, obbligatorio, avrebbero potuto seguire spostamenti. Le risposte sono state date sia dal dottor Ruta che dall'assessore Pizzocchera, che hanno sottolineato che sicuramente il vantaggio per le famiglie, ci sarà per le famiglie un vantaggio economico, perché in questo momento c'è l'obbligatorietà di iscrizione da settembre a fine luglio, invece con questa modifica l'obbligatorietà arriverà a fine giugno e nel mese di luglio le famiglie potranno scegliere quanto e se mandare i bambini al nido. Quindi se faceva un esempio l'assessore, se i genitori decidono di spostarsi al mare o in montagna, questo mese praticamente non gli verrà più retta. Hanno specificato che la qualità del servizio sicuramente durante il mese di luglio rimarrà invariata. Alla domanda del consigliere Leo è stato risposto con una mail che è stata inviata a tutti i consiglieri, dove sono state specificate i dati delle iscrizioni al nido sia durante l'anno che nel mese di luglio, dove si evince chiaramente, scrive il dottor Ruta, che il consumo di questo tempo è molto minore, di conseguenza sicuramente molte famiglie ne vedranno un vantaggio. Veniva chiesto anche in caso di una specifica sull'articolo 10, in caso di un'assenza prolungata di un'educatrice, il comune come si comporta, e l'assessore ha risposto che in caso di assenza prolungata di un'educatrice viene sostituita con una sostituzione ad hoc. Credo di non aver dimenticato niente, ringrazio. Grazie a lei, consigliera Iosa. Do la parola all'assessore Roberta Pizzocchera, prego. Grazie Presidente, grazie consigliera Iosa. Sì, allora, oggi veniamo a presentare questa delibera e questa proposta di regolamento, di adeguamento del regolamento. Nel 2018 questa amministrazione aveva già adeguato il regolamento dei servizi educativi, del regolamento comunale dei servizi educativi, in varie parti, tra cui quella proprio di una adeguamento del tempo nido obbligatorio. Ci eravamo nel 2018 adeguati al regolamento, alla legge regionale del 2005, andando quindi ad allineare le settimane di funzionamento del nido a 47 settimane nel 2018,
come 47 settimane obbligatorie di servizio, ossia 11 mesi. Nel 2020 Regione Lombardia, dopo 15 anni, pensa appunto di rimodificare il regolamento, quindi dal 2005, riconoscendo la necessità di adeguare, questo lo leggiamo anche sul sito di Regione Lombardia, la ratio da dove viene, no? Riconoscendo la necessità di offrire dei servizi di conciliazione che siano maggiormente flessibili rispetto ai bisogni delle famiglie. Questa flessibilità l'abbiamo proprio nel periodo estivo. Quindi, Regione Lombardia che cosa ci dice? Dopo 15 anni ho deciso di tornare in qualche modo alle 205 giorni, che vuol dire 10 mesi, no? Quindi al 30 di giugno. E anche in commissione ho fatto questo parallelismo con la scuola dell'infanzia, quindi vorrebbe dire consentire alle famiglie che hanno magari bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e potrebbero col 30 di giugno iniziare il proprio periodo estivo fuori porta, poterlo fare serenamente anche con i bambini del nido. Oppure se necessitano di lavorare ancora la prima settimana di luglio, poter portare il bambino al mese di luglio al nido pagando solo una settimana. Quello che poi la scelta di questo comune è quello che, al di là delle 205 giorni di apertura obbligatoria del servizio nido, noi scegliamo di proseguire esattamente come è sempre stato fatto in questo ente. Anche precedentemente la normativa regionale a cui noi ci siamo adeguati nel 2018 e non nel 2005, però comunque in ogni caso questo ente ha sempre garantito le settimane di luglio e la prima di agosto, con una caratteristica che nel mese di luglio normalmente la metà delle famiglie chiede l'accesso al servizio. O meglio, dal 2016-2015, cioè da quando abbiamo un ID gratis, è la metà delle famiglie. Precedentemente era ancora meno, proprio perché al mese di luglio lo chiedeva proprio chi aveva realmente bisogno e non riusciva in qualche modo a trovare altre soluzioni per i bambini. Mentre con ID gratis c'è questa opportunità e quindi le famiglie la seguono, ma comunque la metà delle famiglie. Ergo, dal 2016 al 2019, che sono gli anni che noi prendiamo, diciamo, come misura, perché il 2020 è un anno particolare causa emergenza Covid, abbiamo da 195 richieste a 208 richieste, 195 nel 2016, 208 nel 2019, di media, perché in realtà gli uffici hanno, la memoria ormai è ballerina, hanno evidenziato come proprio nel 2019 è vero che sono state la media di 208, ma hanno iniziato la prima settimana di luglio 267 famiglie, mentre sono arrivati poi insomma al mese ma 120 hanno frequentato solo per alcune settimane. Quindi con questo nuovo regolamento, che ripeto un adeguamento comunque a Regione Lombardia, andiamo ad agevolare tutte quelle famiglie che hanno necessità di avere il nido per la prima, seconda settimana di luglio, oppure la terza e la quarta di luglio, ma non la prima e la seconda, perché andranno a pagare a settimana, andranno a pagare la stessa cifra totale del mese della retta in base alla loro fascia ISEE. L'altro elemento che questo regolamento va a migliorare sono proprio dare 30 minuti in più di giornata allo stesso costo nido, quindi invece che il tempo pieno,
che viene cambiato, era tempo ridotto, adesso lo richiamiamo tempo pieno, anziché terminare alle 16, terminerà alle 16.30 senza alcuna variazione di costo, e dalle 16.30 alle 18 avremo il tempo prolungato. Quindi questo è un altro vantaggio. In commissione spiegavo anche che questo vantaggio, soprattutto per quelle famiglie, e spesso capita che hanno magari già il primo figlio alla scuola dell'infanzia, non devono fare più le corse o lasciare al doposcuola uno dei bambini, perché comunque la scuola dell'infanzia finisce alle 4:15 e il nido possono andarlo a ritirare il bambino al nido alle 16.30. Questo è un ulteriore vantaggio di elasticità e di appunto quotidianità delle famiglie. Grazie. Grazie a lei, assessore. Mi segnalano che il collegamento è ripristinato. Da casa sentono bene. Apro la discussione alla delibera al punto 2. Ci sono prenotazioni per gli interventi? Non si prenota nessuno? Consigliera Scarangella, ha facoltà di parola, prego. Grazie Presidente. In data 9 marzo 2020 la Giunta regionale Lombarda ha approvato il DGR 2929 di revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido, modifica della DGR 20.588 del 2005. Successivamente la Direzione Generale Politiche Sociali ha emanato prime indicazioni in ordine alla sua applicazione dei requisiti di esercizio legato allo stesso 2929. Ciò si è reso necessario al fine di rendere l'unità di offerta asilo nido maggiormente rispondenti alle esigenze di educazione e socializzazione, introdurre criteri di flessibilità organizzative e gestionali, conciliare i tempi di lavoro con i tempi della famiglia al fine di sostenere il nucleo familiare nell'assolvimento dei compiti educativi e per introdurre elementi migliorativi dell'offerta. Le modifiche al regolamento consentono ai comuni di organizzare i servizi tenendo conto delle risorse del personale e della continuità educativa, sentite anche le organizzazioni sindacali, il terzo settore, l'ANCI Lombardia, in conformità anche con il testo unico della legge ordinamento degli enti locali 267/2000 sull'autonomia statutaria. La nuova normativa prevede il funzionamento degli asili nido per almeno 205 giornate annue, da settembre a giugno, a tutta l'utenza, lasciando al gestore la facoltà di offrire ulteriori settimane di apertura per tutto il mese di luglio e permettendo alle famiglie di fare richiesta a settimana. Ad un numero di bambini compatibile con le risorse del personale, garantendo nel contempo la qualità stessa del servizio attraverso forme di razionalizzazione, ottimizzazione delle attività. Un'altra modifica che si ritiene di introdurre nel regolamento è una razionale suddivisione dei tempi, considerato il funzionamento di 9 ore quotidiane, con frequenza al nido, trasformando tempo ridotto in tempo pieno, posticipando l'orario d'uscita dal nido alle 16.30, senza maggiori oneri per l'utenza. Contemporaneamente agli aspetti istituzionali e organizzativi vanno sottolineati i punti di qualità che i servizi educativi di Sesto San Giovanni hanno espresso negli anni, contribuendo alla diffusione di una cultura dell'infanzia attenta ai bisogni dei bambini. All'interno dei servizi per l'infanzia opera un'equipe psicopedagogica che svolge attività di consulenza e di supporto al ruolo genitoriale, valuta mutamenti sociali delle famiglie in modo da personalizzare i propri interventi, mantiene uno stretto contatto con i servizi sociali, creando una rete di relazioni territoriali e di coordinamento con altre figure professionali, contribuisce a creare una relazione di fiducia con le famiglie, con l'obiettivo di condivisione tra progetto pedagogico istituzionale e quello familiare.
L'ente locale, attraverso i servizi per l'infanzia, svolge una funzione di sostegno alle famiglie nella realizzazione dei compiti parentali, offrendo un ambito di confronto qualificato, offrendo ai bambini esperienze non possibili in ambito familiare, pareggiando alcune diseguaglianze sociali anche con dialogo costante educatore e genitore. Il Comune favorisce la partecipazione attiva dei genitori, promuove il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-educativi alla prima infanzia, pubblici e privati del territorio, garantisce la massima trasparenza nelle modalità di gestione e programmazione dei servizi con buone prassi consolidate nel tempo. Si chiede pertanto di approvare il regolamento dei servizi educativi per l'infanzia, di dare atto che lo stesso abroga e sostituisce in tutto il precedente regolamento numero 45/2018 a partire dall'anno scolastico 2021-2022. Grazie. Grazie a lei, consigliere Calangella. Ci sono altri interventi? Non... Consigliere Galante, grazie Presidente, prego. Grazie Assessore per l'esposizione. Quello che si va a discutere questa sera è una delibera di mero adeguamento alla normativa regionale che prevede il funzionamento degli asili nido per almeno 205 giornate annue al posto delle 47 settimane previste dalla previgente normativa. La modifica regolamentare che viene proposta è quindi quella di garantire 205 giornate di apertura degli asili nidi a tutte le utenze e di offrire ulteriori settimane di apertura per tutto il mese di luglio a un numero di bambini compatibile con le risorse di personale presenti, ripeto, compatibile con le risorse di personale presenti, senza ricorrere a nuova assunzione di personale a tempo determinato o affidamenti esterni. Ok. La parola compatibile mi spaventa. Ci saranno bambini che avranno la possibilità di frequentare e altri no, visto che la normativa prevede di non ricorrere a nuove assunzioni, in considerazione del fatto che il personale educativo è in servizio mediamente 44 settimane annue. Non vorrei che alla fine non vengano accolte tutte le richieste che perverranno. In base a quali criteri verranno assegnati i posti al nido per il mese di luglio? In base alla data della richiesta? In base all'ISE? O in base a quanto pagano? Rammento che molte famiglie sestesi con ISE inferiore o uguale a 20.000 euro possono ottenere il bonus nidi gratis, che prevede un contributo per le famiglie che copra la quota diretta mensile che eccede l'importo rimborsabile dall'INPS di 272 euro. Per ottenere il nidi gratis, bonus 2020-2021, la famiglia non ha l'obbligo di richiedere anche il bonus asili INPS, ma in questo caso non avrà l'azzeramento dei nidi. Per avere l'azzeramento completo della retta famiglia, la famiglia deve infatti richiedere sia bonus asili INPS che nidi gratis del 2020-2021. Aspico che la scelta non sia in base all'importo che una famiglia deve sostenere per mandare i propri figli ai nidi estivi durante il mese di luglio, in quanto mettere sempre i criteri economici davanti ai servizi è veramente non sostenibile politicamente, visti tutti gli sprechi che ci perpetuano tutti i giorni e i continui aumenti della tassazione comunale dove il nostro comune è in prima fila. Spero ancora una volta che il nostro comune sia autonomo nelle decisioni e soprattutto non venda oro per ottone. Grazie Presidente. Chiesto la parola alla consigliera Iosa, facoltà di parola, prego. Grazie Presidente. Intervengo perché il tema degli asili nido o del socio educativo comunque è sempre un tema abbastanza delicato e abbastanza particolare. Io credo che la risposta al dubbio che il consigliere Galante ha sollevato in questo momento sta proprio nella richiesta di dati che il consigliere Leo aveva chiesto durante la commissione, ovvero il commissario consigliere Leo in quella seduta ha chiesto quanti sono i bambini che vanno al nido da settembre a giugno e qual è la richiesta su luglio. Dalla risposta che ha dato il dottor Ruta
È evidente che la richiesta nel mese di luglio va quasi alla metà dei dati, degli iscritti normalmente al tempo nido. Quindi non credo che ci sia nel 2021 la possibilità di lasciare fuori qualcuno, perché se in tempo normale noi copriamo 411 posti e nel mese di luglio da 195, come diceva l'assessore, a 208, per arrivare a 411 ne mancano altri 200. Quindi la possibilità che dei bambini nel mese di luglio restino fuori dalla copertura del nido la vedo un po' improbabile. Anche perché questa DGR di Regione Lombardia, se l'andate a guardare nel sito di Regione, si accoda a tutti gli altri temi del Covid. Quindi quando anche in commissione è stato chiesto ma come mai in questo momento Regione Lombardia fa questo adeguamento e questo cambio di norma, ma proprio perché probabilmente Regione Lombardia, esattamente come ce ne stiamo rendendo conto giorno per giorno noi, la nostra vita è cambiata e la nostra vita non tornerà probabilmente mai più quella del prima Covid. Quindi il fatto che le persone lavorino per un tot di giorni alla settimana in smart working, il fatto che stiamo imparando a gestirci il tempo lavoro, il tempo famiglia e il tempo figli in maniera diversa, va anche incontro a questa esigenza. L'anno scorso, nei mesi estivi, vi sarete sicuramente accorti che molte persone che comunque avevano lo smart working si sono trasferite con la famiglia e i figli nella seconda casa o dai nonni o in un'altra parte per poter far fare anche ai bambini una vita più aperta. Quindi io credo che questa rivisitazione delle tempistiche, partendo dal presupposto che tra l'altro questa cosa qua era stata modificata nel 2005, non era mai stata modificata, viene modificata nel 2018 e adesso torna come era prima, che non era mai stata modificata. Sembra un po' un gioco di parole, ma le cose sono andate così. Nel 2005 doveva essere modificata, non è stata modificata, è rimasta non seguendo la DGR di Regione Lombardia, viene modificata nel 2018, adesso torna indietro. Credo che se prima non abbiamo avuto problemi, non capisco perché dovremmo iniziare ad avere i problemi adesso, ma soprattutto legata a una questione di numeri reali che sono stati chiesti e sono stati forniti dagli uffici. Volevo solo contribuire alla discussione perché il documento che ha inviato oggi il dottor Ruta mi sembra abbastanza centrale per capire bene questo cambio di regolamento. Grazie. Grazie a lei, consigliere Iosa. Ci sono altri interventi? Consigliere Leo, ha facoltà di parola. Grazie Presidente. Buonasera a tutti, anche a chi ci sente da casa questa sera dopo tanto tempo, finalmente. Consigliere Leo, mi permetta solo un secondo. Il consigliere Di Cristo si è scollegato, mi ha mandato un messaggio, ha detto di salutarvi tutti, ma ha dovuto allontanarsi. Grazie, scusi consigliere Leo. Prego. Partiamo da zero col cronometro. Grazie. Scusi. Allora, riprendo l'intervento di stasera che, diciamo, inizia. Purtroppo ogni tanto, Presidente, lei dice che sono uno stuzzichino. Questa sera mi ha stuzzicato lei dicendo che quest'Aula, quando avete preso possesso, no, dell'amministrazione di Sesto, quest'Aula non funzionava. A me risulta invece che quest'Aula funzionava benissimo, anche tutta la strumentazione addirittura per votare. Non ricordo i primi mesi di questa consigliatura che si votasse per alzata di mano. Poi la mia memoria incomincia a farci lecca perché quest'anno faccio 60 anni, però se dobbiamo parlare di stuzzicare, anche lei non scherza. Fermo il cronometro. Certo, lo so. Comunque prima funzionava. Grazie.
Allora, e dopo lo ormai reciproca battibecco iniziale, lo diciamo ovviamente col sorriso sulle labbra tra me e il presidente, posso dire che comunque in quest'aula cerchiamo di fare comunque politica seriamente. Seriamente vuol dire anche impegnarsi. Molti di noi lo fanno, sia da questa parte che da quella parte, ma non tutti però. Io non riesco a capire quando si interviene su delle questioni che non si sono neanche seguite tanto, secondo me, e devo dire anche in modo, non so che aggettivo utilizzare, però per esempio lei, consigliere Cozza, è di quelli consiglieri meno presenti in questo Consiglio Comunale e soprattutto nelle commissioni. Quindi sentirci fare la paternale da lei su delle questioni che poi dobbiamo anche verificare, anzi io la esorto a fare un lavoro insieme. Prendiamo tutti i comuni del Nord Milano, andiamo a vedere uno per uno come funzionano i consigli comunali, ma senza andare troppo lontano, a 4-5 km da qui, il Consiglio Comunale di Cinisello funziona in modo molto automatico, in funzione del colore delle zone. Se è rossa, gialla. Allora, se la zona è rossa, fanno il remoto. Se la zona è gialla, sono in presenza, ma non senza riduzione di tempi, né in presenza né in remoto. Quindi lei, prima di parlare, si infilò che vada a citare cose che lei non sa, secondo me, non so neanche da che giornale l'ha presa quella roba lì. Comunque, se vuole fare un lavoro serio, e facciamo politica seriamente, ci impegniamo io e lei a venire al prossimo Consiglio Comunale con dei dati oggettivi, non parlare tanto per parlare. Possiamo tenere la delibera in discussione. E non mi faccio prendere in giro, non ci facciamo prendere in giro da nessuno. Potremmo cortesemente attenerci alla delibera. I dati sono qua. Grazie. Poi, entrando nel merito della delibera, devo dire, cara collega Aiosa, che io rispetto sempre per l'impegno che si mette in politica e lo fa seriamente, però devo dire, cara consigliera Aiosa, che i dati sono arrivati soltanto oggi pomeriggio e lei lo sa benissimo perché. Per una mia richiesta ieri e poi ribadita questa mattina. La commissione è stata fatta il 15 di febbraio, è passato un mese giusto. I dati sono arrivati all'ultimo momento soltanto perché uno ha alzato la mano e ha detto: ma scusate, ma i dati che avevate detto, che vi abbiamo chiesto in commissione, sono arrivati, e i dati ci sono. Devo dire che sono proprio quelli che volevamo, che lei ha ribadito un attimo fa. Abbiamo visto che dopo la fine della 41esima settimana c'è un 50% e va benissimo. Questo volevamo, niente di più. Però lei l'ha aggiunta nella sua relazione soltanto oggi pomeriggio, perché prima neanche lei li sapeva, cara consigliera Aiosa. E lo dico con tutto rispetto, Niente, per quanto riguarda il resto, non è che ci sia molto da dire, salvo il dubbio, ovviamente condividiamo, diciamo, il discorso di andare incontro a esigenze economiche dell'utenza, il fatto di non dover pagare per intero tutto il servizio va sicuramente a favore dell'utenza. Non c'è molto chiaro però il discorso di come si vengono a gestire poi effettivamente le cose sulla qualità del servizio e soprattutto anche sulla rotazione del personale educativo, perché come sappiamo, mi sembra, se non sbaglio, assessore, il contratto del personale educativo sia basato sulle 44 settimane di contratto. Quindi non abbiamo capito bene il meccanismo di come, nonostante la rotazione, come si faccia a ben capire e a diciamo coprire l'intero servizio. Comunque, concludendo, la delibera non ci convince al 100%, non votiamo contro, però visto che qualche dubbio ce l'abbiamo, ci asteniamo. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Vino. Prego, consigliere. Grazie presidente, buonasera a tutti quanti. No, io mi voglio soltanto riallacciare
al consigliere Leo, perché se non sbaglio al momento non mi sembra di aver ricevuto le slide che l'assessore aveva promesso in commissione. Sì, si vada a riascoltare, gliel'ho chiesta io personalmente le slide e lei si era presa l'impegno di mandare le slide in sede di commissione. Come? Non ho capito? Sì, no, ora. Comunque, questo, se, sì, parlavamo di slide durante la commissione. Sì, sì, no, non ho partecipato al bilancio. Sì, avevamo chiesto le slide, tant'è che poi non si era riservata di farcele avere. Quello poteva essere un altro elemento per analizzare un pochino di più quello che poteva essere il tema da questo punto di vista. Quindi già noi facciamo molta fatica a leggere i documenti, già noi facciamo molta fatica, come è successo oggi, a ricevere l'ultima parte della documentazione. Io chiedo che cortesemente, quando si faccia un lavoro di commissione, che si ricevano i documenti in tempi abbastanza, non soltanto nei tempi prescritti, ma che magari si agevoli un pochino anche chi vorrebbe magari entrare nel merito o dare dei suggerimenti, tutto qui, non, niente di così diverso. Questo era soltanto, volevo solo riallacciarmi al pensiero del consigliere Leo, grazie. Consigliere Cozza, facoltà di parola, prego. Grazie Presidente, ma io rimango un po' stupito sia dal merito che dai toni, soprattutto mi sembra esageratamente accesi e forse fuori luogo con invettive personali. Prima un consigliere mi redarguisce perché parlo dei tempi, del tema dei tempi intervento, che è fuori tema e fuori delibera, e non ho detto nulla perché lo rispetto moltissimo. Poi però sia una consigliera che un altro consigliere ritornano a parlare e spendono diversi minuti su questo tema. Decidetevi un po', o ne parliamo o non ne parliamo. Non è che usiamo due pesi e due misure, voi potete tirarlo fuori e non vi si può rispondere. Ma venendo al merito, poi il giornale vi ho già detto che ve lo giro, se ve lo mando sull'email istituzionale o su WhatsApp, come volete, ma comunque è un giornale pubblico e lo dovrebbero conoscere tutti. Veniamo al merito. Io so che avete raccolto firme e presentato proprio su questo tema una mozione di sfiducia contro il Presidente, vorrei sapere che fine ha fatto. So che avete scritto ufficialmente al prefetto, ecco, vorrei sapere che cosa ha risposto il prefetto. Lasciamo parlare lui, lasciamo da parte le polemiche e, come l'ho chiamato prima, il teatrino in cui la maggioranza fa la maggioranza e l'opposizione fa l'opposizione e cambia. Quando avete finito vado avanti a parlare. Quindi vorrei sapere che cosa ha risposto il prefetto su questo tema, così una volta per tutte lo facciamo fuori, la smettiamo di lanciarci, anzi di lanciare unilateralmente invettive, perché io non mi sono mai permesso. Grazie. Quindi chiedo a tutte le persone coinvolte, se volete rispondere voi, se vuole rispondere per il Presidente, se vuole rispondere il prefetto direttamente, lo facciamo venire qua. Grazie. Prego, silenzio. Sulle delibere, per cortesia. Silenzio, siamo sulle delibere, basta. Silenzio. Manteniamoci alla discussione della delibera. E manteniamo un comportamento consono all'aula. Questo è il discorso. Poi, se qualcuno scrive al prefetto, il prefetto risponde. Se i modi non cambiano, vuol dire che non ci sono ordini perentori. Quindi io sono sereno su questa partita, e siatelo anche voi consiglieri, siatelo anche voi. Ok. Non ci sono altri interventi, chiudo la discussione, mi ha chiesto la parola l'assessore, prego assessore Pizzocca. Grazie Presidente. Consigliere Vino, durante la commissione in cui siamo andati a presentare il regolamento dei nidi, c'era un secondo punto all'ordine del giorno che avevo inserito per condividere con voi una serie di dati, dati che tra l'altro Laura Lana ha pubblicato sul giornale, quindi il giorno li ha pubblicati questi dati,
la giornalista Laura Lana li ha pubblicati sul Giorno, quindi sono dati comunque che non c'è nessun mistero. Io sinceramente non ricordo di aver detto che vi mandavo le slide, perché comunque erano slide fatte da me, bensì vi ho detto che nel momento in cui avrei avuto dei dati Istat un pochino più solidi, avrei raggruppato i dati e quindi ne avremmo ridiscusso. Dopodiché non è nessun problema, perché comunque sono dati che sono stati dati dallo stesso sindaco, perché sono esattamente quelli che è l'andamento dei buoni spesa che noi abbiamo avuto nel 2020. Ma questa slide, che comunque erano state composte da me, non sono slide dell'ente, non c'entrano con la delibera e il regolamento, ok? No, mi avevo capito che lei si preparava meglio a questo regolamento con quelle slide, ma erano due argomenti completamente diversi. Uno parlava della povertà, degli indicatori di povertà, se vogliamo, della nostra città, questo è un regolamento sui servizi educativi. Invece, consigliere Leo, mi stupisco un attimo della sua dichiarazione di voto, poi ognuno è libero di fare quel che vuole, però nel 2016, ok, e anche l'estate del 2017, che erano quindi i bambini iscritti al nido con il regolamento vigente con la precedente amministrazione, che era lo stesso regolamento vigente nel 2005, quando si sarebbe dovuto adeguare alla normativa regionale, le amministrazioni precedenti non l'hanno adeguato. Quindi nel 2016 e nel 2017 noi abbiamo una prassi, chiamiamola così, all'interno del comune di Sesto San Giovanni che non rispetta le 47 settimane. A rispettare le 47 settimane è stato dal 2018 col mio avvento e la modifica al regolamento per adeguarlo al regolamento di regione 12 anni dopo. Quindi questo 10 mesi, 205 giorni di nido, diciamo con andamento normale, poi iscrizione invece per i nidi estivi, anche se in realtà non si potevano più fare dal 2005, questo comune, questo ente l'ha fatto anche nel 2016 e nel 2017. Quindi esattamente come si faceva nel 2016 e nel 2017 si farà dal 2022. Quindi nell'estate 2022, perché questa estate 2021 si rispetteranno ancora le 47 settimane. Quindi i suoi dubbi non li riesco bene a comprendere, visto che banalmente si ritorna esattamente alla stessa modalità con cui si sono sempre gestiti i nidi in questa città. Giustamente, consigliere Galante, il dubbio per la dicitura, che è più una dicitura di dovere. Di fatto abbiamo 411 bambini iscritti più o meno ai nostri nidi e in realtà qualcuno in più, ma comunque, vediamo che al mese di luglio comunque c'è un dimezzamento. Il regolamento non prevederà, la voglio rassicurare perché mi sembra veramente doveroso rassicurarlo, che non prevederà come elemento principe di graduatoria l'ISE più alto, quindi perché non è mai nemmeno stato contemplato né da questa amministrazione né dalle amministrazioni precedenti, e quindi mi sento di rassicurarla vivamente. Grazie. Grazie assessore, procediamo alla dichiarazione di voto. Lista civica Giovani Sestesi, consigliere Vino, prego. Scusi presidente, prima di fare la mia dichiarazione di voto, io vorrei però, in quanto chiamato in causa e in quanto firmatario della lettera al prefetto dal consigliere Cozza, quindi vorrei rispondere al consigliere Cozza. Non c'è stata una per come fatto no? Personale, dice lei? Mi sento chiamato in causa, visto che comunque sono uno dei firmatari. Lui ha detto vuole sapere come cosa ha detto il prefetto. Non c'è, se guardi, se proprio ci tiene così tanto a dirglielo, lo diciamo alla fine. Va benissimo, io infatti sto chiedendo prima di fare l'intervento se posso quantomeno dare chiudiamo la votazione della delibera, siccome non ritengo che non ci sia fatto personale, certo. Siccome non c'è nulla per cui io possa darle la parola se non il fatto di una cordiale nei suoi confronti,
alla fine del consiglio, se vuole specificare qualcosa, va bene, non c'è nessun problema. Perfetto, la ringrazio, grazie mille. Sì, quindi dobbiamo fare la dichiarazione di voto, lista civica giovani sestesi, consigliere Paolo Vino, prego. Grazie, in merito alla dichiarazione di voto, sì, la mia era semplicemente una precisazione, in effetti, assessore, in riferimento al fatto che anche in quella circostanza ci si era dati l'ok per ricevere quelle slide che aveva chiaramente detto che le aveva preparate lei e che aveva dato la disponibilità a consegnarle a noi. Semplicemente mi sono riallacciato a quello e in merito a quella cosa, se in futuro si possono avere un pochino prima, almeno uno le analizza anche un pochino di più le cose. In merito invece alla delibera in oggetto, il nostro voto in questo caso sarà un voto di astensione. Grazie. Sesto al primo posto, consigliera Frori di assente. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante. Grazie Presidente, Movimento 5 Stelle si asterrà dalla votazione. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, favorevole. Partito Democratico, consigliere Leo, prego. Grazie Presidente, io per le stesse motivazioni che ha appena esplicitato il collega consigliere Vino, chiedo di poter intervenire anch'io dopo la votazione sulla questione prefetto. Se lei mi autorizza a parlare dopo, io ne parlo dopo. E adesso faccio la mia dichiarazione di voto. Faccia la sua dichiarazione di voto. Ok. Allora, che parte da questo momento, direi. Allora, io rispondo all'assessore Pizzocchera, che forse c'è stato un equivoco, non ci siamo ben capiti. Io, entrando nel merito della questione, ho sollevato i dubbi soltanto sulla questione personale. Infatti ho detto sulla questione invece risparmio economico da parte delle famiglie si capisce e siamo ovviamente d'accordo, perché non è giusto pagare un servizio quando tu quel servizio non ce l'hai, quindi parliamo dalla 42esima alla 47esima. Lei facendo con la testa che non ho capito. Però allora non si può pensare di fare del proselitismo e dire tu per forza devi essere d'accordo con me, se no non capisci niente. Io posso avere anche dei dubbi politicamente e quindi esprimere la mia opinione, la nostra opinione del Partito Democratico, di cui siamo orgogliosamente qui stasera presenti, e dire abbiamo dei dubbi ed è lecito avere dei dubbi e anche astenersi. Tutto qua. Quindi la nostra opinione su questa delibera questa sera, non stiamo parlando delle guerre puniche, stiamo parlando del 15 marzo 2021, il nostro voto questa sera è di astensione. Grazie. Grazie, pregherei un po' di silenzio. Scusi Presidente, la dichiarazione di voto ancora la dobbiamo fare, toccava a noi, non la dobbiamo fare? Io vorrei capire perché ci debba essere questa sensazione di tensione inutile. Stiamo facendo una dichiarazione di voto, state tranquilli, sereni, chi deve parlare parlerà. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente. Mi sono un po' perso, nel senso che non riesco a capire... Si ritorna a un regolamento, a un modus operandi che era precedente in opera, però adesso suscita perplessità. Mi fa un po' specie che non l'abbia suscitate nei 12-13 anni passati. Comunque, vabbè, al di là di questa considerazione, io ritengo che una delibera di questo tipo, dove i dati che saranno usciti anche tardi, ma confortano ancora di più la bontà della cosa, è stato detto pubblicamente, una delibera che vede un risparmio per le famiglie, un aumento della possibilità di gestione da parte delle famiglie del proprio tempo per
recuperare per gestire i propri figli, che ottimizza le risorse umane, eccetera, anche alla luce appunto dei dati presentati, non possa che essere accolta favorevolmente. Poi le considerazioni sul fatto che uno politicamente ritenga di doversi o astenere o essere contrario, così va bene, ok, ognuno ci mancherebbe, ha pieno diritto di farlo. La nostra dichiarazione di voto, come amiamo Sesto, ovviamente non può essere, per tutto quello che ho detto, tutto quello che è stato venuto fuori, che estremamente favorevole. Grazie. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Vincelli? Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Beh, diciamo che tutta la maggioranza rimane un po' basita stasera, perché noi ci ricordavamo che l'assessore Perego avesse avuto le stesse, cioè ha usato chiaramente gli stessi metodi, lo stesso regolamento, e qui secondo me non riusciamo a capire la vostra astensione. Comunque rimane tutta vostra e tutto sui giornali, ci mancherebbe altro, perché è anche giusto che i cittadini sappiano effettivamente quanto effettivamente voi ci tenete alla cittadinanza. Il nostro voto è favorevole, grazie. Gruppo Misto, consigliere Pagani. Grazie Presidente, due parole veloci. La prima, volevo esprimere anch'io un po' di rammarico, insomma, come ho già fatto altre volte, rispetto al fatto che appunto la documentazione qua c'è veramente tanto tempo tra la Commissione e il Consiglio Comunale, il fatto che sia arrivata oggi pomeriggio sicuramente, come dire, sottolinea una mancanza di attenzione rispetto a delle richieste che vengono portate dall'opposizione, e che forse avere più attenzione, come abbiamo detto più volte, aiuterebbe anche ad avere, come dire, un maggior dialogo e una maggiore consapevolezza anche di poterci confrontare senza necessariamente litigare, perché questa sera credo che abbiamo litigato tutti quanti. Io rimango un po' perplessa dal fatto che il consigliere Cozza citi un articolo, peraltro cita una citazione di un articolo, che sono soggetti, e quanto soggetti hanno delle posizioni soggettive, e la politica è appartenenza e quindi posizione, direi, per eccellenza. Nella conferenza dei capigruppo, quello che invece era stato chiesto principalmente questa sera, era di ampliare, per esempio, il consiglio, vado a chiudere, il consiglio comunale, aggiungendo mozioni o interrogazioni. Ci è stato spiegato, e ne accetto la consapevolezza, dell'emergenza che dura da un anno, ma che sicuramente in questi mesi è diversa rispetto a giugno e luglio. Forse però l'attenzione avrebbe anche voluto una risposta, come dire, ipotetica calendarizzazione, perché questo è un'attenzione e una possibilità di confronto e di collaborazione. Chiudo dicendo, facendo la mia dichiarazione di voto, la mia dichiarazione è una dichiarazione di astensione, non perché sia confusa, consigliere Micelli, ma perché quando si è maggioranza ci si assume la responsabilità politica delle decisioni. Questo credo che sia non solo un merito, ma un dovere. Sicuramente non è in nessun modo una mancanza di interesse per la nostra città. Grazie. Procediamo alla votazione della delibera al punto 2. Favorevoli? Quindici favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5 astenuti. Camello, anche politica qua. Allora, 20 presenti, 20 votanti, 15 favorevoli, 5 astenuti, nessun contrario, la delibera approvata. C'è bisogno, ok. Passiamo alla votazione verbale di seduta. Approvazione dei verbali delle sedute consigliari dei giorni 26 gennaio 2021,
ore 20:30 e del 9 febbraio 2021 ore 20. Favorevoli? Scusi Presidente, vorrei intervenire in questo merito di questa delibera. No, finisco, poi le do la parola. No, di questa votazione, prima della votazione. Ah, del verbale. Sì, dei verbali. I verbali sono sempre stati votati in diretta, non c'è discussione. Sono parte come è nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Posso intervenire oppure no? Direttamente, non c'è. Io avrei qualcosa da dire. Avrei qualcosa nel merito da intervenire nel verbale. Posso oppure no? Non lo so, chiedo scusa. Prego. Ha ragione Presidente quando dice che non si è mai intervenuti. Chiedo se è possibile. Lei mi chiede se è possibile perché ha da formulare qualche cosa in merito al verbale. Al verbale, sto parlando del verbale. Sto parlando del verbale, per la precisione, la seduta consigliare del 26 di gennaio, dove durante il mio intervento, tra la prima parte e la seconda, c'è scritto intervento fuori microfono. Adesso, per carità, siccome spesso siamo ripresi per usare parole forti, mica forti, e in quella circostanza, quella parola intervento fuori microfono si sente molto bene e si sente molto bene anche chi la dice, mi piacerebbe a questo punto che qua sopra ci fosse scritta e che chi l'ha detto magari se ne assuma la responsabilità, visto che spesso ci sentiamo fare la paternale. Poi, se non fosse fattibile, il segretario mi dirà no, non è possibile oppure no. Tutto qui, grazie. Presidente? Prego. Grazie Presidente, brevemente avevo intenzione anch'io di fare lo stesso tipo di intervento, quindi mi associo alla richiesta del consigliere Vino. Grazie. Do la parola al segretario. Il microfono. Allora, ai consiglieri Vino e Leo, il verbale è ovviamente a carico del segretario ed è evidentemente compito istituzionale di chi deve dare veridicità alle affermazioni che vengono realizzate, svolte durante la seduta. Io uso una interpretazione, non funziona questo, uso non ad interpretare, ma ascolto laddove ci fossero delle dichiarazioni che sono facilmente individuabili. Dentro però a chi ha la parola, cioè chi in quel frangente assume la propria dichiarazione di voto, la propria affermazione con riferimento a questa o quella delibera. Io non ho colto delle dichiarazioni che arrivassero fuori dal contesto, in quel frangente si andava a discutere su un tema preciso e quindi ho ritenuto di rendere valevole la dichiarazione di un fuori microfono. Non credo di aver avuto un atteggiamento né non adeguato a quello che non era riferibile in quel frangente alla dichiarazione fatta da chi era invece oggetto di registrazione. Quindi al verbale ho dato un'interpretazione di questa natura. Grazie segretario. Posso non condividere il pensiero chiaramente,
Auspico che chi ha fatto quelle affermazioni abbia almeno il coraggio di chiedere scusa. Tutto qui. Grazie. Presidente? Io volevo. Volevo intervenire? Sì, è certo. Nel merito. Beh, ringrazio il segretario per le spiegazioni. Non so se, io immagino che sia corretto, se scrivere intervento fuori microfono o che il consigliere è stato interrotto fuori microfono. Non so qual è la questione. Adesso ovviamente siamo, nessuno è qua a condannare nessuno. Magari trovare una forma migliore, o come dice il collega Vino, giustamente, o si scrive anche se un intervento fuori microfono, così chi fa delle dichiarazioni si prende le sue responsabilità, come me le prendo io quando ogni tanto interrompo qualcuno, però si prende le sue responsabilità, oppure non si scrive niente, si scrive consigliere è stato interrotto. Vabbè, per la prossima volta, grazie. Procediamo alla votazione del verbale di seduta. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera esecutiva. Dica lei il numero esecutiva, ovviamente funziona il microfono. Allora, io, come prima di chiudere il consiglio comunale, mi è stata chiesta la parola dal consigliere Vino. Non è che adesso dobbiamo aprire, scusate, il consiglio comunale è chiuso, questo è fuori discussione. Consigliere, sono le 22:11, il consiglio comunale è chiuso, però chiudiamo, certo. Il consiglio comunale è chiuso, consigliere Vino mi ha chiesto di fare una precisazione, la faccio.